Buonasera e benvenuti alla Dedica. Come già sapete, nella Dedica si parte da un cantante o da un gruppo musicale che vive in un paese o in una città conosciuto soprattutto nel suo territorio e che canta nel dialetto locale. Ma è proprio a loro che si rivolgono amici, parenti, ma anche semplici ammiratori per dedicare una canzone ad una persona, una fidanzata, un fidanzato, un amico, una madre, un padre, un fratello. È questa la Dedica. Oggi siamo in Calabria, a Saline Ioniche, un paese che si affaccia sul mare a pochi chilometri da Reggio Calabria. Una terra bellissima e dai sentimenti forti. Nel passato recente terra di emigrazione e di mancata industrializzazione che ha lasciato molte ferite nel territorio. A Saline Ioniche c'è un gruppo che si chiama Beiche Moro. Una musica, la loro, che nel solco della tradizione vuole raccontare la vita e i sentimenti dei giovani calabresi. Ma prima di scoprire la dedica di questa puntata, conosciamoli. Sonati sonaturi, sonati sta chitarra, sonati le faciti, faciti la mintinna, faciti la misona, oi tanta bella, ed una vucichi, trema la terra, ed una vucichi, e trema la terra. Ne scime belle e senti stu cantari, ti sta cantando cui, veniti voli, e mendi futtu di, cu parra mali, calli fazzu moriri, di crepacori, calli fazzu moriri, oh di crepacori. Sonaturi è la nostra prima canzone, la canzone che abbiamo cantato in pubblico per la prima volta e siamo molto legati a questo pezzo. È un pezzo che ha dentro di sé un po' il nostro DNA, la tradizione calabrese che si fonde insieme all'anima, allo spirito andaluso. È una canzone che è molto legata a questo territorio, una terra un po' martoriata ma allo stesso tempo splendida e amorevole. Una terra che, anche se domani dovessimo decidere di andar via, porteremo sempre nel nostro cuore. Noi abbiamo deciso proprio di rimanere in Calabria perché viviamo di queste sensazioni, di queste emozioni e dell'amabilità di questo territorio. Ed una voce che trema la terra. Beiche Moro è un gruppo di giovani ragazzi che vivono in un piccolo paesino della Calabria e come tutti i ragazzi hanno voglia di fare qualcosa di bello, così scambiando magari due chiacchiere di fronte ad una birra, un bicchiere di vino o magari strimpellando una chitarra davanti a un falò. Io sono cresciuto facendo l'animatore nei villaggi turistici, appassionato di musica. La mia famiglia non ha influito molto nella mia passione per la musica, non c'è una tradizione musicale nella mia famiglia, io sono forse il primo. Però devo dire che i miei genitori mi hanno da sempre assecondato verso questa mia passione e le mie scelte in generale. La mia famiglia mi ha educato così, genuinamente, con i classici valori di una famiglia meridionale, ma come credo anche di tutte le famiglie italiane. I miei nonni mi dicevano sempre tre cose. Fa un bravo, non fa un cattivo, che alla fine è la stessa cosa. E mia nonna in particolare mi diceva sempre una cosa. Figlio mio, mangia, che ti vi ho sciupato. Ballo a spiegare ad una donna calabrese che se non hai fame non è perché sei denutrito, è perché non c'hai fame. E la mia famiglia è questa, è una semplice famiglia cresciuta con i valori tradizionali e belli trasmessi dalla terra in cui vive. Filippo è un ricercatore instancabile della tradizione calabrese. E addirittura anche mio nonno amava intrattenere con la sua chitarra e la gente e amava anche fare le serenate sotto i balconi. I miei zii invece e anche i miei cugini erano abili suonatori di organetto e anch'io ho intrapreso, diciamo, questa strada. Ho fatto tanta ricerca in ambito calabrese e non solo anche. Infatti suono la lira calabrese, è uno strumento bellissimo e affascinante dove ho fatto la mia tesi di laurea al conservatorio sulla lira e sul linguaggio cantato. Tutta questa mia ricerca e questa mia esperienza l'ho portata attraverso gli studi
Dentro il gruppo, dentro i Beichemore. Invece Andrea, un po' con il cuore in Andalusia, appassionato di musica flamenca, studioso di musica flamenca, ma con lo spirito anche molto rocchettaro. Mia famiglia è una famiglia di musicisti da parecchie generazioni, così anch'io ho iniziato a studiare in conservatorio chitarra classica, al conservatorio di Reggio Calabria. Dopo aver conseguito il diploma in chitarra classica, mi sono iscritto al biennio sperimentale di flamenco al conservatorio di Terni. Però allo stesso momento ho continuato a suonare anche in vari locali, comunque nelle varie band che si creavano tra amici, e principalmente suonava la musica di cui sono più appassionato, che è la musica rock di stampo anni 70, anni 80. Sia l'influenza della chitarra classica e della chitarra flamenca, e sia la crescita nell'ambito e con l'ascolto di questi gruppi un po' più rockeggianti, hanno portato poi a quello che è stato l'idea degli arrangiamenti della musica dei Beichemore. E così tutti riuniti in questa quasi contemplazione delle bellezze della nostra Calabria, abbiamo deciso di mettere in musica le storie che normalmente viviamo insieme, storie fatte di amicizia, storie fatte di appunto musica, ma soprattutto storie fatte di emozioni e bellissime sensazioni. Le storie dei giovani calabresi. Il nome Beichemore nasce da una mia grande passione, che è quella per i sigari. Il cubano, coiba, Beiche, è il moro della Toscana. Beiche sta a indicare tutti i sud del mondo, mentre il moro sta a indicare il nostro legame forte con la nostra terra. Le nostre canzoni partono o da un riff di chitarra, suonato da Andrea, o da un riff d'organetto, suonato da me. Poi si inserisce Alvin con la sua voce e fa sì che queste note diventano canzoni. Canzoni che raccontano delle storie, soprattutto delle storie in cui noi ci riconosciamo. Stanno per bruciare il cialume, cori, gesti, luce su bruciuri, l'amore per sta terra, per tutti gli piaceri. I estati d'anterra, tocca e l'orda di limani, i caven arricchizza, chi di butta a campare, scava su te peri, scava fino a che non trovi, lavori per sta terra, per tutti lì che c'è. Brucada è una canzone che amiamo molto, racconta come sono io e come sono i miei amici, i miei compagni d'avventura. La bellezza di questi posti, i posti che ci circondano, ci riempie il cuore. Ma sai qual è la forza che non ti fa affondare? L'amore per questa terra. Io credo molto nella solidarietà. Me l'hanno insegnato i miei genitori. È per questo che nella mia vita mi sono sempre dedicato al prossimo, dedicando molto tempo al mondo del volontariato e cercando di aiutare effettivamente chi ne ha bisogno. Allora, amici, sono gli ospedali riuniti di Reggio Calabria. Mi hanno raccomandato di fare in silenzio perché comunque l'ospedale... Mi dicono che è un luogo triste dove non bisogna alzare mai la voce, dove non c'è gioia, mi dicono. Venite, venite in ospedale perché c'è gioia anche in ospedale. Questo mio interesse per gli altri mi ha fatto conoscere tantissime storie belle ed emozionanti. Ad esempio, mi è rimasta molto impressa la storia di Alice. Alice è una mia amica calabrese, la conosco da tanto tempo. È una ragazza che, grazie all'amore della sua famiglia, ma non solo, grazie all'amore e alla tenacia delle associazioni di volontariato del territorio, è riuscita a superare molti momenti difficili e gravi malattie nella sua vita. Bene, questi ragazzi volontari sono i destinatari della dedica di Alice, una canzone dei Beichemore.
Siamo arrivati al momento della dedica. Alice, una ragazza calabrese che conosce molto bene Albin e il suo gruppo dei Beichemoro, vuole dedicare una canzone a chi l'ha aiutata nell'affrontare un percorso difficile, la lotta ad una malattia che ha colpito prima i suoi genitori e poi Alice stessa. Alice e Albin si incontrano al centro di Saline Ioniche per preparare questa dedica. Come stai? Ciao. Bene. Allora, cosa ci dici? Ragazzi, io ho un progetto per voi, mi sa. Perché... Hai scelto le persone giuste. Io vivo e lavoro a Roma. Sono specializzata al quarto anno in anestesia e rianimazione al gemelli e attualmente sono in terapia intensiva neurochirurgica. Ho sempre voluto fare il medico sin da piccola perché sono sempre cresciuta in una famiglia che è molto aperta a determinati valori, il valore di solidarietà, di assistenza, soprattutto quello dei più deboli. Quindi per me è stato un percorso praticamente naturale quello di fare una facoltà come medicina, in particolare per questa specializzazione. Siamo una famiglia molto unita. Noi fratelli siamo sempre cresciuti con mia madre che ci ha inculcato l'idea che i fratelli sono fratelli, siamo sangue dello stesso sangue, quindi qualunque cosa accada nella vita noi tre dobbiamo esserci sempre l'uno per l'altro. D'estate il cancello a casa mia non è mai chiuso, tutti mi prendono in giro perché entra chiunque, la mattina ti svegli per fare colazione in questa casa e non sai chi ti ritrovi, perché la sera rimusciamo con gli amici, magari qualcuno si ferma a dormire, è sempre stata una casa molto aperta. Eppure abbiamo passato tanti momenti brutti. Mio padre si è ammalato di tumore, ha una leucemia cronica, durante le cure ha scoperto di avere anche un tumore al colon. Mia madre ha avuto un linfoma, anche lei mediastinico, mentre mia madre terminava la chemioterapia io mi sono trasferita a Genova per studio perché avevo vinto il concorso in anestesia. A Genova ho vissuto 2 anni bellissimi, solo che all'inizio del terzo anno del mio percorso lì ho scoperto di avere un tumore al seno. Lavorando in ospedale, per fortuna, sapevo già come muovermi e quindi ho organizzato l'intervento, ho parlato con l'oncologa e poi ho chiamato i miei genitori che sono arrivati in macchina in veramente pochissime ore. Io mi sono ritrovata in una settimana in casa, i miei genitori, mia sorella, tutti i miei amici, i miei zii, i miei cugini. Avevo una casa piccolissima, ma abbiamo dormito praticamente anche per terra. Dopo l'intervento al seno ho fatto anche la chemioterapia. La chemioterapia è un momento che annichilisce totalmente, ti porta così a fondo che rivaluti un sacco di cose dopo. I miei genitori avevano fatto le cure a Reggio e ho visto la differenza tra la presa in carico del paziente che c'era a Reggio Calabria e la presa in carico che c'era a Genova. Era stata una cosa che mi ha fatto arrabbiare tantissimo, perché io ho visto quelli che poi fondamentalmente erano i miei colleghi a Reggio Calabria lavorare in una condizioni che sono assolutamente disumane, e vedendo queste differenze e io essendo molto attaccata alla mia terra e ritornando appunto alle radici, perché una chemioterapia ti fa tornare a qualcosa di passato e di antico che è difficile da spiegare. Io ho capito che dovevo fare qualcosa e ho pensato di organizzare un incontro con la popolazione per parlare del tumore. In quei giorni ho conosciuto Chiara. Chiara fa parte di un circolo del mio paese di Melito che si occupa del sociale. L'ho conosciuta proprio perché anche la mia migliore amica Ilaria fa parte di questo circolo. E loro due sono state fondamentali perché mi hanno aiutata poi non solo a organizzare il convegno in sé, ma mi sono state vicine in tutti i momenti difficili che ho vissuto durante la chemioterapia. E quindi io devo dire loro grazie, e il gesto bello è proprio quello di dedicare loro una canzone che appartiene alla mia terra, nella lingua della mia terra, che è poi anche la loro. Stanotte a luna voci di sciri, stanotte a luna, bella voce di liri. Qual è a faccia chi stuta o sto sole? Qual è a bellezza chi sciuca o sto mare? Chi sciuca o sto mare? Si come mare,
siccome sita, siccome sono piccolo una merita, tu sei una rosa, siccome vino, tu sei la stella che non posso capire. Che te ne pare? Bellissima, io direi che è perfetta, è molto intima, è racconta benissimo quanto questa terra sia difficile ma sia stupenda. Secondo me è perfetta da dedicare l'aria a Chiara. Va bene così. Alice ha trovato la canzone giusta per le sue amiche Chiara e Ilaria. Una canzone per ringraziarle di tutto quello che hanno fatto per lei durante la sua malattia. Vieni qua. Ilaria, Chiara, questa è una dedica per voi da parte di una persona che vi vuole molto, molto bene, da parte di Alice. Siete pazzi. Sì, scema. Oh Giusuli, avvi una faccina. Oh Giusuli, baci ci uno un trovo. Pitti a tia, dici che mi duci. Pitti a tia, giù non è ti pace. Stanotte a luna, vosi nisciri, stanotte a luna, bella vosi vidiri, qual è a pace, chi stutau stu suli, qual è a bellizzi, chi sciucau stu mai, oi chi sciucau stu mai, siccomo mari, siccomo sita, siccomo suli, chi colura me vita, tu sei una rosa, siccomo vita. Tu si rasti, dimmi musso cammino. Se senti free, tu tempo si gira. Ora puro suli si stuta. Senza parole e senza chiatu. Pura luna, ora si misilato. Oi bella si misilato. Siccomo mari, siccomo sita. Siccomo suli, chi colura me vita. Tu si rosa, siccomo vino, tu si nastita, dimmi mucho cammino. Pittio suli, bella mia si studao. Pittia luna, muri mi usi curcao. Pittia antopetto, cori batti col tempo. Pittia muri mio, sui paroli stu canto. Bravi, bravissimi. Grazie Alice. Questa è la Calabria e questa è la storia di Alice e delle sue splendide amiche che l'hanno tanto supportata in questo suo difficile percorso ma pieno e ricco di coraggio. Facciamo un applauso a queste ragazze. E ora vino, dai, 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 beviamo, beviamo, dai, 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 dai. Questa è la storia di oggi. Auguriamo il meglio ad Alice, se lo merita. Noi ci vediamo domani per la prossima dedica.